Ciao ragazzi, sono Falco Nero, oggi sono qua insieme a Elisa Ciao! per scoprire insieme a voi Road to Guangdong. Allora, non so se vi ricordate, l'abbiamo scoperto insieme tempo fa con un primo contatto e erano rimaste alcune cose Sì! irrisolte. E oggi speriamo di fugare ogni nostro dubbio al Ma babà, riguardo. mamma! La Baba Guma, ecco, se, non so se vi ricordate, Guma è tornata, Guma is back. Non c'è l'italiano purtroppo, ma ci penseremo noi a tradurre il tutto. Allora, riparte il viaggio. Oh, è compatibile proprio col pad, per cui vedi Guma che bella camminata agile. E insomma ci siamo. Non è, oh, il pad crea del disagio. Ok. Oh, qui ci sono tutte le cose di babà e mamà. Il tuo babà aveva questo garage per le sue vecchie cose. Ho messo altre loro cose qui dopo l'incidente. Puoi prenderti il tuo tempo per metterle in ordine. Oggi siamo qui per prendere la macchina e basta. Pensavo che babà si fosse liberato di Sandy anni fa. Ma penso che Sandy sia la macchina. Dici? Tuo babà e Guma non ce la facevano a venderla. Funziona ancora? Eh sì. Aia! Allora, questo è quello che dobbiamo scoprire. Ti ha pestato un piede. Devi portarla dal meccanico. Dov'è il meccanico? È al garage di Jia Yu. Digli che Grace Tong ti ha mandato. Questo, tra l'altro, è il successore spirituale di Jalopy, dagli stessi autori. Non so se vi ricordate pure Jalopy. Posso guardare tra le sue cose? Di babà e mamà? Sì, ma non adesso. Devi andare a riempire Sandy di olio e petrolio. Di benzina, prima di andare. Come faccio a riempire Sandy? No, vabbè, lo facciamo. Allora. Olio. Bene. E il petrol? The petrol? Bene. Possiamo andarcene. Bene, Sandy è pronta per essere guidata. Allora andiamo. Come ci arrivo? È molto semplice. Resta sulla strada principale. La troverai sulla destra dopo 5 minuti. Dai al meccanico questa nota, non dovrai pagarlo. Ti darà una ricevuta quando avrà finito. Ok, vado. Quindi inizia diversamente dal primo contatto. Ricordi? Al Infatti, primo contatto anche in un altro erano posto. litigate. Quindi, accendi la macchina per cortesia con spazio. Grazie. Ma hanno appena fatto il botto? Carino fu. Carino, stanno inquinando l'universo. Oh, non siamo più soli per strada. Carino come posto questo, eh? Se... Tanto corre. Infatti sta piottando tantissimo. Non gira. Piano, babà. Ma in tutto ciò, io chi so? Piano, babà. Come si frena soprattutto? Ah, siamo arrivati. È così. Sì, ma c'è nel senso. Ci tirano su dalla macchina, siamo arrivati. Hello? Oh, hello! Non volevo disturbarti. Nessun problema, come posso aiutarti? La mia macchina ha bisogno di un servizio. No, Grace Tong mi ha mandata. Ma è Guma? Mia nonna è. Penso sia. Guma sarà la nonna. Penso di sì. La mia Guma è Grace Tong. Ha detto che mi aspettavi? Ho una nota da lei, fammi vedere. Vuole che. Ma che. Ah, in pratica deve rendergli un favore per una. Per un San Valentino in cui lui e lei gli ha tenuto il posto. Vabbè, insomma. Devi essere la figlia di Peter. Sì, conoscevi mio padre? Sì, era un buon uomo. Lo vedevo spesso per Sandy.
Mi dispiace dell'incidente. Grazie, allora conoscerai molto bene Sandy. Mio padre si occupava di Sandy prima che io mi facessi carico dell'attività. Adesso diamole un'occhiata. Madame Tong ha imposto un limite di spesa. Ah, in pratica ci fa... una cosa senza fattura. Bene, puoi aggiustarla fin quando non finisci i soldi. Vabbè, pare che ci vuole insegnare un po' di meccanica. Vabbè, insomma, sì. Andiamo al dunque. Parlano sempre del babà che aggiustava le macchine. Il babà. Così te l'aggiusti da sola. Vabbè, insomma, dice che in sostanza possiamo fare un sacco di cose per cavoli nostri senza ricorrere a un meccanico che ci servirà solamente per le cose più serie. Ecco, dobbiamo mettere a posto le ruote. Filtro dell'aria, la cinghia. Vabbè, quindi sto a posto. Se non sai cosa riparare, parte dalle cose peggiori. Vabbè, insomma, è diventato un pimp my car piuttosto che un... Sì. Ripara. Sì. Mazza quanto costa. Vabbè, penso che le ruote abbiano decisamente bisogno di una mano. Penso tu debba fare quello centrale. $10 le ruote. No. Sì, è l'altro. Ah, ecco, ok. Questa è l'altra. Questa è l'altra. Ma se può cambiare da sola? Cioè, sto venuto dal meccanico per farmi il lavoro da me. Te lo sta insegnando. Ma io pago qualcuno apposta. Questo, ok. Filtro dell'aria, mettiamo quello nuovo. Non l'hai confermato? Non l'ho confermato. L'ho confermato? Adesso sì. L'ho confermato? L'ho confermato, bene. No, manca... Ecco, questa. Quest'altra. Vai. No. Scusa, scegli quale oggetto vuoi usare. Ah, la prima. Vai. La prima. Poi la cinghia. Vai. Sì. Bene. Questo, vai, questo il filtro dell'olio. Ah no. Non ce l'ho, mi manca. Finito. Bene. Non è stato difficile, eh? Bene, ciao. Arrivederci. Sì, mi sta a fare i complimenti, però non ti ha pigliato troppa confidenza. Vabbè, ha detto che anche senza filtro dell'olio possiamo andare avanti. Ciao. Sì, poi venga a prendere il filtro. Ciao. Oh, e scollate. Dai, su. Ma c'è Guma accanto. Non mi posso girare, c'ho il collo bloccato. Sono così. Parto? Ma perché questo qui mi... Scusa, eh. No, perché poi a me quando mi fanno salire la cosa... Cosa te ne frega? No, ma... Non gli andare addosso. Ma mi ha strusciato la macchina. Non gli andare addosso. Gli tagli la strada. No, niente. Scisua. Niente, ho fatto il bot. Non ci risupera, ti immagini. Non posso girare solo a sinistra. A destra non ci posso girare. C'ha il collo... Io non capisco perché abbiano privato il gioco di quello che era il suo lato più bello, ovvero la libertà. Io se faccio il botto, test tecnico, niente, rimbalziamo tipo macchine della Lego. Ma perché? Scusi, mi fa fare manovra? Niente, è deficiente questo. Mi fa fare manovra invece di venirmi addosso? Niente, me sta a fare... Polizia! Te levi, te torna e mi fa manovra! Vai di qua, ecco. Sì, ma io devo fare manovra!
Ecco. Guarda che cretino, guarda. Tanto tra i due litiganti quello è andato avanti. Hai visto? Ma io adesso gli faccio il botto, lo tampono. Vieni qua. Fatte tamponare, vieni ma qua. Ma fregatene, poi no, tampono. No! Quello si sta fa, papà per. Com'è tu, papà? Papà pero. Gumma! Come se lo mangiano però. Sì. E c'è scappata la scena del cuore. E vabbè, stanno a parlare vabbè, costa da tanto, strano che una persona della certa età se la mette dei soldi. Parlano del coso dell'olio. Vedi che il cane si è nascosto perché sa cosa lo aspetta. Un altro. Vedi. C'è la grande fuga. Non è il cane, è un cadavere questo. Ma perché fa sempre la stessa cosa? Vabbè, ma noi che ce frega di quello che fanno col meccanico? Per me. Per me ce se posso. Ma fanno? Perché stiamo preparando Sandy per un lungo viaggio? E niente, perché c'è Inception. O Matrix, c'è il glitch, quello che ti fa capire che in realtà sta per saltare tutto. Vabbè, vabbè, abbiamo il ristorante. Vai a vedere entrambe comunque. Sì. Se... Vedi come si gratta in maniera naturale. E babà non me l'ha mai detto com'è l'Italia con sto cane, mamma che angoscia. Tanto sembra un leoncino fatto di fuoco. Ma adesso andiamo da tutti a prendere una benedizione, non ho ben capito per cosa. Il festival di primavera. Vabbè, ma io se volessi andare in macchina. Vabbè, devono andare dai vari punti dell'Italia il cane. Devono andare dai vari membri della famiglia Tong. Per una ricetta speciale. Vabbè, quindi. Ha tanto da imparare. E devi lavorare tosto, duro. Perché babà mi ha lasciato il ristorante? Hai, non lo so. Non sarà facile, ma so che farai il tuo meglio per salvare il ristorante. Vabbè. Bene, Gumà ti aiuterà. Ma dovrai ascoltare Gumà e lavorare duro, Alitalia. Sì, Gumà. Perché non guidi te, Gumà, così io faccio altro? Me ne vanno. Perché non guidi più il terzo cane, il ventesimo cane che passa? È difficile guidare... Guarda poi la velocità dei ventilatori. È difficile portare Gumà in giro? No, ma... Oddio. Ma cosa? Gumà ha fatto un sacco di guida, adesso tocca a te. Sunny Insight. Aiuto. Usa l'insight di Sunny. Sì, vabbè, ma amavo guidare, portavamo Sandy al ristorante. Mamma non lo sapeva, ma il tuo babà spesso... Ah, se ne andava di notte il babà. Vabbè. Il babà perduto. Il babà notturno. La fuga del babà. Vabbè, ma quindi, signori... Vabbè, insomma, amavano tutti sta macchina. Ma ci fate capire l'incidente? Com'è successo? C'è poca azione. Oh, Gumà, andiamo. Non ci frega niente. Sei già pronta? Shopping. Che cosa aspettiamo? Andiamo! Andiamo! Sì, che facciamo? Io... Accendi tu, vai. C'è sta Gumà, non mi fa sempre girare. Mo se ribecco quello che mi taglia la strada. Ah, vedi di sopra. Stacco il volante e glielo tiro in faccia. Non so, stai dietro, se ti fermi ci dico. Veloce. Gumà Tokyo Drift Edition. Fast and Gumà. Andiamo. Oh no! Mi hanno fatto perdere completamente il fascino della guida con questi percorsi prestabiliti che fanno. Niente. Oh santo, di nuovo. No, il meccanico. Signori, io penso. Cioè,
pure o è l'orecchio o me sputa in faccia. Io vabbè. Signori, io penso che sia Madame Tong. Ecco, ci salutiamo qua per il momento. Babà, mamma, gumà, dada, Elisa. Elisa, ve salutam. Se vedom, vi lasciam le sondage in alta a droite. E il collegamento a Steam per scaricare voulez-vous il jouet in descrizione. Non vi dimenticate, mi raccomando, se no Guma ve fa il mas, ve fa il babà, ve fa il babà. Una... signore, ciao, ciao. Alla prossima.